Siamo qui a manifestare con le 7 donne coraggiose, mamme, che non hanno voluto firmare un accordo di conciliazione capestro, infame, che vincolava il passaggio, l'ultimo passaggio che è stato attivato qualche giorno fa, dove DHL dopo 10 anni lascia il cantiere perché dicono che non è più sostenibile l'accordo commerciale insieme ad Amicar, che era l'ultima azienda. Quindi il passaggio lo impongono ad una sorta di verbale di conciliazione tombale, nel senso che se firmi passi, se firmi il verbale passi nell'azienda subentrante, se non firmi sei fuori. Queste donne non hanno firmato perché hanno una causa in corso con la DHL su Plisshine di importi che arrivano oltre 1 milione di euro. Quindi non hanno voluto firmare e hanno voluto proseguire nella lotta perché questo accordo è un accordo illegale, è un accordo capestro firmato e sottoposto da CGIL, CISL e GUIL, dalla FIRT CGIL in prima linea, seguiti da CISL e GUIL, che l'hanno confezionato per in qualche modo azzerare debiti che la DHL e tutte le cooperative e consorsi che si sono susseguiti in questa faccenda hanno in qualche modo creato nei confronti dell'erario e nei confronti dei lavoratori. 10 anni di sfruttamento, 10 anni di mancato salario, di mancate competenze, e in questi 10 anni abbiamo lottato, abbiamo raggiunto finalmente il contratto collettivo nazionale di lavoro e nell'ambito di questo ultimo appalto hanno posto questa condizione. È una condizione ricattatoria, noi diciamo che è un ricatto, perché la legge e il contratto prevedono che nell'ambito di un passaggio i lavoratori vengono tutelati. Quindi i lavoratori ora stanno attivando un'azione legale, ma non solo, i lavoratori stanno manifestando, manifestano sotto le prefetture, le preture, manifestano davanti la sede della CGIL, che è stata l'artefice a confezionare questo accordo insieme a Confindustria e ai padroni della committenza, che è OTB, dove diciamo che l'amministratore delegato unico è Renzo Rosso, colui che è un magnate, lui ha una fondazione, aiuta le donne afghane ad arrivare in Italia, ma è molto distratto sulle donne che lavorano nei suoi cantieri, che gestiscono la moda, i capi di moda. In questo magazzino ci sono milioni e milioni di capi di euro, è un magazzino che insomma lavora i capi dell'alta moda, dove il proprietario, la committenza primaria è Renzo Rosso, OTB, e comunque anche a lui, no, diciamo che in qualche modo si ravveda e che possa intervenire, spero che lui sappia quello che stia succedendo. Noi siamo qui fuori e in questo momento avremmo dovuto essere a lavoro insieme ai 300 nostri colleghi, invece l'ultimo giorno di lavoro nostro è stato venerdì. Mentre noi lavoravamo nei giorni scorsi, la CGIL e gli altri sindacati CISL e UIL erano seduti al tavolo con i nostri datori di lavoro a firmare, a sottoscrivere un accordo che ci avrebbe mandato in rovina noi e le nostre famiglie. Negli stessi giorni la CGIL ha messo nelle nostre bacheche, nei magazzini, un volantino dicendo che sono a tutela, a fianco dei lavoratori, difendendo e tutelando gli stessi. Ma io chiedo alla CGIL, non è un mio diritto aprire una vertenza contro DHL, che ci ha tolto tanti tanti soldi in questi anni? Quali diritti tutelano? Questo non è un nostro diritto?
Noi siamo qua dopo anni di battaglie, ancora con le nostre bandiere, a gridare forte per i nostri diritti. Siamo arrivati ad un punto in cui vogliono veramente schiacciarci, vogliono toglierci anche la libertà di agire per recuperare i nostri soldi e quindi siamo qui come sempre abbiamo fatto e continueremo a fare.